Benvenuti, benvenuti a tutti. Siamo davvero in una grande stanza, questa puntata è di Obeia. Siamo al CAB di Bologna. Lo diciamo subito, la puntata diciamo è stata registrata all'alba, perché effettivamente già a quest'ora sta scemando in qualche modo l'attività che inizia durante la notte. Sono con il presidente Marco Marcatini, che ringrazio. Buongiorno, grazie per la visita. Grazie anche dell'ospitalità. Allora, qui questo è il CAB, questo è il mercato ortofrutticolo di Bologna, un'eccellenza a livello nazionale, forse anche europea e non solo. La merce arriva da un certo punto, poi vi racconteremo ovviamente nel dettaglio, arriva, viene scaricata, viene venduta, poi viene ricaricata e riportata. Ci sono ovviamente le grandi strutture che vengono a portare via la merce, ci sono anche i piccoli fruttivendoli, potremmo dire, da questo punto di vista. Allora, siamo però in un'eccellenza, intanto anche magari facciamo anche due passi, così vediamo, presidente. Sì, assolutamente, è un fiore all'occhiello della logistica metropolitana. Questo è un sistema che è stato studiato insieme a Toyota per velocizzare il passaggio, perché c'è un fatto anche di logistica, assolutamente, delle merci. Gli operatori sono ai lati, i compratori, sia grossisti che dettaglianti, viaggiano qui dalle 2 di notte, prima i distributori, poi man mano che ci avviciniamo alla mattina anche i dettaglianti comprano, e poi la merce confluisce nel mezzo e viene trasportata in tettoia di carico. Allora, non è tutto molto ordinato. Tutto molto ordinato, ecco, tutto molto ordinato, ed è anche molto, come dire, diciamo, ci sono quindi gli operatori, cioè le persone che fisicamente, le aziende, no, che affittano dei box, degli spazi, e qui lavorano la loro merce, c'è chi viene a comprare, c'è il fatto della logistica, c'è tutta la struttura CAB. Qui abbiamo un migliaio di persone che trafficano all'interno di questa struttura nel corso della notte. I nostri principali alleati sono gli operatori, sono 15 operatori all'ingrosso più 3 della logistica, che fanno vivere questa struttura, più tutti i compratori che arrivano. Quindi una grande movimentazione. La negoziazione dei prezzi è libera. Un nostro ispettore di mercato si occuperà al mattino, quindi tra poco, di rilevare quali sono stati i prezzi di vendita dei carciofi, delle arance, di tutte quindi le categorie. Quindi di fatto c'è una vera e propria contrattazione. È una piccola borsa. Una piccola borsa, ecco. Tutto vedi. È libero, tutti possono negoziare. Noi rileviamo quelle che sono state le variazioni e le negoziazioni. In questi ultimi anni i prezzi sono leggermente aumentati per alcune categorie merceologiche. Allora, qui il privato, può venire anche un privato a comprare in questa struttura? Ci sono delle fasce orarie, dei giorni? Allora, sì. Per legge sì. I privati possono venire in alcune mattine, okay, a fine mattinata. Noi abbiamo creato anche l'esperienza dell'orto mercato. C'è una cooperativa che si chiama Etabeta che compra prodotto CAB, lo fa confluire in un spazio sempre qui adiacente del CAB e lo vende anche nei pomeriggi del venerdì, del sabato, così da consentire a tutte le famiglie di arrivare per spuntare un prezzo migliore. Senta presidente, dicevamo, il CAB è un'eccellenza, intanto guardate quanta frutta, verdura davvero bella e meravigliosa. È una grande eccellenza, no? È stata in qualche modo anche una mia intuizione, poi è chiaro che Bologna è un crocevia, un punto di incontro, di passaggio e quant'altro, però il CAB è una struttura particolare. Assolutamente, è una piattaforma agroalimentare che è stata creata appunto per volontà pubblica con una legge del 1986 a livello nazionale. Ma oggi può vantare, diciamo, un posizionamento italiano ed europeo molto elevato. La dimostrazione ne è che quando partecipiamo a progetti molto importanti come quello del PNRR recentemente, infatti, ci classifichiamo secondi, ma qui vengono delegazioni da tutta Italia e dall'Europa a visitare il modo in cui abbiamo deciso di fare una logistica molto, molto ordinata. Basta andare in altri mercati italiani per vedere o il fatto che non li hanno a disposizione o il fatto che li hanno meno avanzati e tecnologici di questi. PNRR, c'è un progetto, ci sono dei soldi in arrivo, quindi c'è un'idea di sviluppo no, anche all'interno, cioè per lo stesso CAB. Assolutamente, il PNRR per noi è molto importante perché è una ventata di ossigeno e di investimenti per i prossimi 2-3 anni. Su un progetto da 10 milioni e 100
10 milioni sono a fondo perduto, noi ci siamo posizionati secondi a livello nazionale, quindi è il riconoscimento di un CAB come infrastruttura, anche delle competenze. Questi 10 milioni andranno a rafforzare ulteriormente l'attrattività che questa struttura ha nei confronti degli operatori, nei confronti dei compratori. Ci dobbiamo anche dire che entriamo in una stagione nuova per il CAB, dove dobbiamo anche riflettere sul futuro di questa piattaforma. Perché? Perché nel corso degli ultimi anni, degli ultimi decenni, sono nate anche altre piattaforme in competizione con il CAB, le piattaforme direttamente della grande distribuzione, ma anche le piattaforme dell'e-commerce che disintermediano un po'. Quindi c'è un futuro molto stimolante che ci fa pensare che in un qualche modo è vero che la filiera si sta accorciando, ma è anche vero che il CAB vuole entrare di più nella filiera e noi stiamo pensando anche di gestire altri asset come quello dei mercati rionali, che ci consente anche di gestire non tanto l'ingrosso ma anche un mercato più retail, più di prossimità. Perché mercati rionali ce ne sono tanti e quindi diciamo l'idea di creare un progetto, una rete che lega tutto? Una grande parte di questa frutta e verdura confluisce in città attraverso questi mercati rionali, sono 13, ce ne sono 3 pubblici che potrebbero essere gestiti dal CAB, noi stiamo valutando di candidarci a gestire il mercato delle erbe, che è quello simbolico, che è quello che Bologna deve, proprio nel cuore della città. Assolutamente, sì. Che è quello che deve diventare un po' l'elemento di attrattività dei residenti, dei turisti, degli studenti, dei lavoratori e quant'altro. Guardate intanto che meraviglia. Legare questa filiera. Guardate intanto davvero che meraviglia tutta questa frutta, questa verdura, c'è un profumo che voi non riuscite a sentire, ma noi sentiamo che davvero è bello e straordinario. Tanti gli operatori e poi sul tetto del CAB, perché il CAB è anche una centrale elettrica, potremmo dire, di produzione di energia elettrica, non solo per se stessa, ma state cominciando a immaginare di dare questa energia anche ad altri, anche nel quartiere dove ci troviamo. Quando noi pensiamo CAB, pensiamo a questa piattaforma agroalimentare, in realtà il CAB sta diventando tante altre cose, lo dico, è una piccola holding di tutti i cittadini, perché poi la proprietà è pubblica, un pezzo di questa holding è l'energia, sia sul tetto di Fico, che è qui di fronte a noi, che era l'ex CAB, sia sul tetto del CAB abbiamo un grande impianto fotovoltaico che per noi produce flussi positivi che fanno bene al nostro bilancio. Noi con il PNRR allargheremo ulteriormente questa piattaforma fotovoltaica e creeremo una comunità energetica direttamente con gli operatori di mercato per condividere i benefici, e questo è un pezzo. L'altro pezzo del CAB riguarda l'advisory. Cioè, come dicevo, noi veniamo cercati in giro per il mondo per insegnare come si fa a fare logistica in maniera ordinata, in modo particolare siamo cercati dalla Cina e dagli Emirati Arabi che si stanno avvicinando a queste piattaforme, quindi c'è un CAB Advisory che vende consulenza in giro per il mondo per insegnare a fare logistica. Allora, in genere al CAB si viene, appunto, stiamo spiegando, insomma, però ci piaceva farvi vedere come funziona, perché adesso tenete conto che in questo momento, vi assicuro che è l'alba, ormai l'attività sta quasi scemando, perché qui si inizia veramente molto molto presto a fare tutto questo e poi dopo ci si ferma un attimo, verso le 8, le 9 della mattina. Però si parte la mattina, la sera tardi, tutta la notte si lavora, è una piccola cittadella, no? Perché alla fine c'è veramente di tutto, abbiamo visto il bar, un barbiere, vabbè, le banche e quant'altro, però davvero è un mondo particolarissimo dove ci sono operatori che insomma rappresentano aziende molto grosse, molto importanti, poi andremo anche a sentirne alcuni, però davvero è una piccola cittadella che pochi conoscono, potremmo dire, anche la città poco conosce questo CAB, magari a tavola arriva la frutta che passa dal CAB, ma non sa che c'è tutto questo movimento lavorativo. Questa è una cosa che a me ha colpito tantissimo, io mi sono insediato circa 6 mesi fa come presidente, di mestiere sono un economista molto vicino al territorio, sono un manager diciamo dello sviluppo, e la prima cosa che mi ha colpito è che 6 bolognesi su 10 non sanno che cos'è il CAB e dov'è il CAB, e quindi uno dei punti del nostro sviluppo è come riavvicinare il CAB, certo, alla città, quindi come portare il CAB in città, anche cercando di brandizzare un po' questo prodotto, che è un prodotto che viene controllato, che è sicuro, che ha una certificazione, che fa stare tranquille le nostre famiglie, ma anche portando la città al CAB. Certo.
c'è una cesura di questi 5-6 km che ci separano dalla città, che per noi non è più sostenibile. Poi siamo all'interno di un quadrante, adesso all'esterno non lo vedete, tra Fico, il nuovo stadio, l'arrivo del tram, che rivoluzionerà anche certo. Il modo con cui questo pezzo della città dialogherà con il centro. Però intanto guardate, davvero è molto, molto, molto bello, perché alla fine anche questo idea della contrattazione, insomma, hanno una piccola borsa. E tutti i controlli, Presidente, le dicevo, qui tutta la frutta viene controllata, no? Viene esaminata, quindi non è possibile portare, diciamo, frutta di scarto o prodotti che non siano buoni, questo va detto. Questo è un fiore all'occhiello non solo per la parte tecnico-logistica, ma anche per la parte contenutistica. Qui abbiamo dei controlli quasi aggiuntivi rispetto ai normali circuiti, controlli sulla sicurezza alimentare, che sarà il futuro di tutte le città europee. Noi abbiamo un ente di certificazione indipendente che viene e a campione fa dei controlli, quindi da qua esce frutta e verdura sicura per tutti. Top. E direi che sostenendo il territorio da qua esce anche frutta e verdura più biologica, più diciamo avanzata rispetto ai normali circuiti. Allora, noi adesso andiamo ad intercettare anche qualche operatore, andiamo un po' a chiacchierare, a incontrare loro che, cioè, vivono ovviamente questo CAB e questo mercato. Siamo contenti di aver portato telecamere qui dentro, perché effettivamente insomma, vedere quello che succede dalla notte alla mattina presto in città è molto, molto bello e molto importante. Allora, Presidente, adesso attraversiamo, facciamo ancora un po' di giro e andiamo ad incontrare un po' di questi operatori, sempre in mezzo a questa frutta bella e meravigliosa da questo punto di vista. Allora, ci spostiamo, guardate qui tutte queste... Tutti, ovviamente qui viene caricata la frutta, dopo arrivano, agganciano, vanno sui camion. Questa è già frutta venduta, già negoziata, c'è un cartello che ci indica chi è il compratore e dove deve andare. Questa entro un'ora deve essere merce che deve essere portata in tettoia di carico. Allora, andiamo che ci avviciniamo qui al nostro primo operatore, sempre circondati da frutta bella e meravigliosa. Allora chiedo... Facciamo tutto prendiamo anche il microfono, e qui abbiamo Valentino Di Pisa, ecco qua, siamo qua pronti in questo orario un po' particolare col Presidente Marcatini. Valentino Di Pisa, allora, diciamo che questo è un mondo poco conosciuto, ma è un mondo bello, straordinario, è una cittadella nella città, potremmo dire? È un mondo affascinante che purtroppo non è assolutamente sconosciuto, ed è il peccato che sconta il nostro settore, proprio perché purtroppo il consumatore, la gente, la politica pensa che il prodotto arrivi nella grande distribuzione per grazia ricevuta, ma il prodotto transita in queste piattaforme che hanno una funzione fondamentale e vitale per il nostro settore, per l'alimentazione. Allora, considerate che il 50-60% di tutto il prodotto che arriva sulla tavola del consumatore transita da queste piattaforme. Parliamo di 13-14 miliardi di euro di fatturato, questo è quello che vale il settore dei mercati all'ingrosso. Allora, si arriva qui molto presto, perché effettivamente si arriva qui molto purtroppo, presto. Purtroppo. E poi ci spiegava anche il Presidente, una vera e propria contrattazione, qui è quasi un po' una sorta di borsa, non ci sono dei, come dire, sì. I prezzi nascono nella contrattazione? Beh, è il posto dove viene chiarito il prezzo, dove c'è un prezzo effettivo. Invece che trattare delle azioni, qui trattiamo dell'ortofrutta, quindi questo il principio è esattamente lo stesso, quello della domanda e dell'offerta, per cui molto spesso quando si parla di speculazione sui prodotti non è quello, è il tema della domanda e dell'offerta, della mancanza del prodotto o della richiesta del prodotto. Prodotto che è di qualità, dicevamo, nel senso che qui ci sono tanti controlli, cioè i consumatori possono stare tranquilli. Beh sì, anche perché è stato il primo mercato a vantarsi di un marchio, e gli operatori tutti gli anni continuamente fanno delle indagini a proprie spese sulla bontà e sulla solidità dei propri fornitori e sulla capacità dei propri fornitori di garantire il prodotto sano e fresco. E quindi va bene così, insomma. Grazie Valentino Di Pisa, buon lavoro, perché qui bisogna lasciare, perché non è ancora finito, siamo avanti ancora. Non è ancora finito, anche se io spero che in un futuro, bene o male, i mercati non siano più alle 2 di notte, ma siano alle 9 del mattino, che è la nostra
aspirazione, ma anche per il futuro, per i giovani, per quello che pensano i giovani, perché non, la cosa che abbiamo, la difficoltà che abbiamo è proprio quella di reperire il personale, il ricambio generazionale. Immaginiamo. Grazie, buon lavoro, grazie a Valentino Di Pisa. Ciao Valentino, buon lavoro. Ciao. Sicuramente, Presidente, il tema dell'orario potrebbe essere un tema da affrontare da questo punto di vista, mi oltre il cambio generazionale, come diceva Di Pisa. Mi dicono che lo affrontano da tanti anni, adesso noi entreremo piano piano in un rinnovo delle concessioni, stiamo facendo un piano industriale, lo affronteremo con la dovuta profondità. Allora, andiamo adesso verso il box invece ispettori, perché andiamo a sentire, vi sono anche gli ispettori, è tutto un controllo molto molto particolare e quindi ci riavviciniamo al box, poi andiamo a sentire anche loro che sono un po', non dico la polizia del CAB, però sicuramente hanno un ruolo insomma, importante di controllo, già lo diceva prima, di rispetto delle regole, anche perché come dire, vengono movimentate tante merci, sono tante persone ovviamente che ci lavorano e quindi adesso ci andiamo verso il box ispettore, andiamo a vedere. Vabbè, quindi diciamo abbiamo lasciato il primo operatore, poi ne sentiremo ovviamente degli altri e adesso però andiamo ad incontrare queste figure molto particolari, Presidente, che sono gli ispettori, noi vi dicevo una sorta di polizia del CAB, ma potremmo dire insomma, perché effettivamente ci sono dei controlli da fare. Allora passo davanti al Presidente, mi avvicino subito qui, comincio da Matteo e Domenico. Allora parto da Matteo, ci racconti intanto poi il ruolo dell'ispettore. L'ispettore qua ha il ruolo di controllare che l'attività di mercato funzioni, che non ci siano dei problemi, eventuali risolvere difficoltà che possono sorgere durante l'attività di scarico, carico della merce e permettere che il mercato funzioni al meglio delle sue possibilità. Quindi quando voi arrivate però da un operatore deve temervi, no? No, adesso non esageriamo, no, siamo qua per aiutare e cercare di che tutto vada il meglio possibile. Sì. Tendenzialmente se ci siamo vuol dire che forse qualcosa non va bene, però noi cerchiamo di essere lì per, come figura proprio per aiutare, cercare di risolvere eventuali problemi. Un'idea, abbiamo già raccontato al Presidente un po' come funziona questo mondo, però di fatto questa che voi chiamate la tettoia, che poi sarà oggetto anche di ristrutturazione, questa tettoia, la merce arriva lì, quindi viene scaricata, esatto. Lì, a che ora arriva? Ci dia un po' l'idea anche degli orari. Arriva 4 ore prima dell'apertura del mercato, quindi oggi il mercato è aperto alle 2, in realtà già la domenica... Le 2 di mattina, fine, cioè, sì. Nel senso... Non quindi alle 8 di sera della domenica, okay. Comincia l'attività di scarico della merce che serve a rifornire i vari magazzini del mercato. Okay. Dopodiché quando incomincia il mercato, quindi alle 2 del mattino il lunedì, le merci vengono poi caricate, cioè le merci vendute vengono caricate, sì, sui vari traini e portati verso la tettoia dove il compratore poi gli verrà caricato sul proprio camion e verranno portati all'esterno. Okay, perfetto. E quindi passo anche a Domenico, così anche Domenico. Quindi Domenico, diciamo, la merce che vediamo adesso qui lungo questi corridoi è merce che è già stata venduta a questo punto, è merce abbiamo in esposizione. Abbiamo la zona di mostra, la zona di esposizione, dopodiché abbiamo la zona del ritiro bancali, quindi da parte della tettoia centralizzata. Nella parte gialla quindi troviamo tutta la merce venduta, con le varie cartoline, quindi con le destinazioni già prenotate. Destinazioni che sono tutta Italia, cioè non dovete immaginare Bologna, no? Assolutamente, assolutamente. Ci sono compratori che arrivano da molto lontano, si svegliano presto, anzi partono di notte per arrivare in mercato la mattina presto. Quindi la merce viene venduta e distribuita verso l'Italia, insomma. Per intenderci, molti camion durante la settimana, a parte vanno anche in Sardegna, no? Mi spiegavate, quindi insomma alla fine c'è, cioè, per dire anche isole comprese. Isole come comprese, si dice, giusto. Va bene, grazie allora a Matteo, a Domenico, grazie davvero. Buon proseguimento, io ho visto anche Duccio Caccioni, ci sta scappando, ma comunque è lo stesso, perché adesso invece noi continueremo, quindi è importante anche questo ruolo, Presidente, ovviamente, sì. Assolutamente, loro sono la cerniera tra gli operatori e la governance un po' del CAB. Non sono tanto, non è gente che gli operatori temono, ma sono ragazzi con competenze poi diverse che aiutano a far funzionare un mercato che è grande, che è complesso, che è ampio e quindi che ha bisogno di figure che in un qualche modo aiutino il funzionamento. Allora, dato che si parlava di cambio generazionale, no? Alla fine è emerso questo aspetto, ovviamente questo è un lavoro particolare, un lavoro ovviamente che magari non sempre le giovani generazioni vogliono fare, però so che ci sono invece degli operatori giovani e quindi adesso vediamo effettivamente di raggiungerli, mentre intanto continuate a vedere questo movimento davvero bello e straordinario. Andiamo a raggiungere allora quest'altro operatore, vai. Quindi insomma, ecco, allora nuova generazione, questa è un'altra realtà aziendale e quindi andiamo ad incontrare Giacomo.
Giacomo, allora Giacomo, quindi passo davanti al presidente. Allora, questa è la quarta generazione? La quarta, sì. Quindi giovanissimo? Sì, 22 anni. 22 anni. Com'è fare questo lavoro? Perché molti stanno dicendo, insomma, i giovani non lo vogliono fare. Ma è sicuramente pesante, è un lavoro pesante, però nel mio piccolo mi dà parecchie soddisfazioni. Ci racconti un po' la tua giornata lavorativa? Ma la mia giornata comincia la mattina, molto presto, generalmente verso mezzanotte e mezza, qualche giorno un pelino più tardi, verso le 2 le 3, e niente, arrivo qua, svolgo le mie attività fino all'incirca le 8 e mezza, 9 del mattino, poi c'è tutta la parte delle chiamate con i vari conferenti. E quindi arriva, uno arriva, scarica, voi scaricate? Sì, uno arriva, scarica, controlla la merce, le fatture, si guarda un po' intorno e fa un punto della situazione, ogni giorno è diverso. E niente, tutto qua. Poi, chi sono i vostri clienti principalmente? Principalmente magazzini un po' sparsi qua nel nord Italia, ma anche nel centro abbiamo qualche cliente ancora in Umbria, qualche cliente in Toscana e poi abbiamo tutto un giro di dettaglio di negozi, ambulanti, piazze in generale, sparse in Emilia Romagna. Qual è la merce principale che voi vendete? Un po' tutto? Ma noi come azienda principalmente trattiamo qualsiasi tipo di articolo, forse siamo un po' carenti con l'estero, non abbiamo parecchi lavori dall'estero, siamo più radicati con prodotti italiani. E io personalmente adesso ho principalmente come lavoro gli agrumi. Quindi la gente viene, cioè i compratori vengono, c'è un po' di trattativa, abbiamo capito. Sì, anche. Un po' di trattativa c'è, chiaramente quando si può trattare si tratta, a volte si può, a volte non si può, in generale comunque è chiaro che i prezzi sono sempre trattabili. Ma è un lavoro che consiglieresti? È una bella domanda, deve piacere, come tutte le cose, se piace, anche se è impegnativo, si può affrontare, se non piace... È molto difficile, secondo me. Grazie. Bisognerebbe, dagli un punto di vista, provare a cambiare gli orari. Cambiare gli orari, questo è già il secondo, cioè cambiare gli orari. Cambiare gli orari, secondo me, è l'unico passo per tenerlo vivo. Perché poi la giornata diventa particolare. La giornata diventa impegnativa, poi io ho 22 anni, quindi sono anche aiutato, diciamo, a casa. Non mi posso lamentare assolutamente, però mi rendo conto che... è impegnativo, soprattutto andando avanti con l'età diventa impegnativo tenere questi orari e secondo me non ce n'è più il senso, quindi io proverei a cambiare gli orari, a quantomeno fare un tentativo. Va bene, grazie, buon lavoro. Grazie davvero, grazie a Giacomo. Cambiare gli orari, presidente, qui è già il secondo, le due generazioni, no? Che si confrontano. Allora, affrontiamolo questo tema. Cambiare gli orari è la cosa che mi è arrivata subito sul tavolo. Ne parlano da 10 anni. 10 anni. E lì mi sono subito insospettito perché c'è qualcosa. Allora, la discussione profonda è cambiare gli orari qui è il futuro, perché è questione anche di emancipazione del mercato del lavoro e della professionalità. Pensate che cosa significherebbe portare questo mercato alle 8 del mattino con tangenziale, c'è un impatto sul traffico molto forte. Probabilmente quei magazzini e quei compratori della Toscana che vengono qua alle 3 di notte e portano prodotto alle 7 del mattino. Probabilmente bisognerà possibile. Verificare che interesse abbiano. Noi lavoriamo affinché ci sia quella direzione. Provocatoriamente dico sempre, questo è un mercato che deve essere aperto 24 ore su 24, quindi né di notte né di giorno, ma con interessi differenziati. A me piange il cuore quando ogni mattina vengo alle 9 e vedo 400 metri di navata completamente vuota, quindi questo è uno spazio pubblico che deve essere valorizzato il più possibile. Perché voi continuate a vedere, lo ridico, tutto questo movimento in questo momento, perché comunque sia siamo veramente alle primissime ore di questa giornata. Allora andiamo, perché abbiamo ancora qualche diciamo in persona da incontrare e poi vedremo di fare un po' il dato finale di questo campo. Allora, qui siamo proprio in quella che voi chiamate la tettoia, insomma, dove alla fine, vedete, stanno con i muletti, stanno caricando la merce, ci sono i camion che la ricevono, pronti a partire. Qui abbiamo capito che, come dire, ieri sera sono arrivati a scaricare, adesso che ormai è mattina stanno caricando e la cosa sta ripartendo. E qui andiamo ad incontrare, piacere, Francesco. Lorenzo, piacere. Lorenzo, allora ci racconti un po' cosa, questo punto è il momento finale, cioè ormai la merce sta partendo. Esattamente, adesso siamo alla mattina,
Questi sono gli ultimi clienti che carichiamo e se tutto va bene nel giro di un'oretta e mezzo al massimo dovremo finire. È stata una notte molto tranquilla, regolare e quindi niente. Ma tra camion arrivati e camion ripartiti più o meno quanti camion ogni giorno ci sono, ogni settimana? Sono giornalmente tra l'entrata e l'uscita dei mezzi siamo all'incirca tra i 50 e i 100 camion a seconda delle giornate. All'incirca e sempre a seconda delle giornate lavoriamo su dai 900 ai 1500 bancali, ecco, a seconda delle giornate. Senti, la tua giornata lavorativa com'è, quindi come orari proprio? Aiutaci a capire. La mia giornata lavorativa il lunedì, cioè oggi, comincio la domenica sera alle 22 e finisco bene o male verso le 8 e mezza, 9 della mattina, mentre gli altri giorni indicativamente comincio da l'una di notte fino alle 9, 9 e mezza del mattino. Quindi la tua giornata è un po' spostata dal punto di vista quella quotidiana? Cioè sì, esattamente. Sei sveglio quando molti dormono? Esatto, io per far capire agli altri i miei orari dico sempre che lavoro prima degli altri, perché obiettivamente il mio lunedì comincia la domenica, non è effettivamente il lunedì. Va bene, grazie davvero, grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Presidente, allora restiamo qua, visto che è l'atto finale, il momento finale in cui appunto stanno caricando e si parte. Insomma, vi avete capito, qui la struttura del CAB è molto grande, è una struttura pubblica, l'80% è del Comune di Bologna, poi Camera di Commercio, eccetera, però alla fine è una struttura molto grande e l'idea è di utilizzarla sempre di più. È vero il cambio degli orari, poi insomma alla fine non è così semplice, però ho capito che il Presidente ci sta lavorando, però poterla sfruttare molto di più. Ci sono altri mercati, altre merci che potrebbero essere utilizzate dal CAB, è così? Assolutamente, intanto mi fa piacere, noi abbiamo incontrato anche figure giovani all'interno del CAB, questo può essere uno spot testimonial a tutti quelli che dicono che i giovani non vogliono fare sacrifici, quindi lo utilizziamo in questo modo. CAB è una società strumentale del mondo pubblico, quindi è una società di tutti noi, cittadini, e deve essere utilizzata ancora di più in rapporto alle politiche pubbliche della città metropolitana e a quello che un po' il sindaco metropolitano sta lanciando in questi mesi. Qui il nostro claim da quando mi sono insediato è che il CAB deve essere ancora di più un'infrastruttura del buono e del giusto. Buono perché c'è un prodotto che abbiamo visto essere sicuro, certo, di qualità, molto legato al territorio. Giusto perché noi dobbiamo rafforzare e migliorare la qualità del lavoro che è all'interno del CAB e migliorare anche i contenuti che il CAB propone alla città. C'è un tema di carattere strategico e cioè noi viviamo all'interno di un momento in cui l'ortofrutta, i consumi dell'ortofrutta stanno calando, i giovani si avvicinano poco a questo mondo perché diete proteiche, perché altre, quindi c'è un tema educativo alimentare importantissimo che bisogna fare e qui il CAB è chiamato a fare questo tipo di educazione alimentare sul territorio. C'è un tema anche di allargamento merceologico, questa è una piattaforma che può essere utilizzata non solo per l'ortofrutta, in modo particolare con il PNRR noi ci accingeremo a creare un mercato del pesce qui in una zona adiacente, quindi un'altra piattaforma. Bologna non ha avuto mai un mercato del pesce sviluppato, quindi anche lì bisognerà fare educazione alimentare, bisognerà avere rapporti con altri produttori, bisognerà fare un investimento. Certo. Quindi uno dei punti di sviluppo del CAB nei prossimi anni è come rafforzare la piattaforma merceologica qui. Un altro punto è come allargarsi nella filiera. A noi piacerebbe avere più rapporti diretti col mondo degli agricoltori e anche più rapporti diretti col mondo dei consumatori. Quella dei consumatori la stiamo un po' annusando attraverso una gestione diretta dei mercati rionali che ci aiuterà. E poi tutti i business o social business, come piace a me, che sono legati all'energia, alla consulenza, allo sviluppo del master plan qui in questa area dove avremo stadio, tram e altre realizzazioni e che potranno aiutare a riconciliare il CAB con questa città. Allora, io ringrazio molto il Presidente Marco Marcatini, abbiamo vicino anche Fico, ma non ne parliamo oggi, ne parleremo magari in futuro, un'altra situazione. Avete capito, questo mondo CAB, vi abbiamo fatto vedere una piccola parte
di questa veramente città nella città, bella, straordinaria, e ci auguriamo, vorremmo dare anche noi il nostro contributo per fare in modo che la città conosca meglio il CAB e ci possa essere una relazione, una collaborazione maggiore. Grazie davvero, grazie a tutte le persone che hanno collaborato, grazie al coordinamento e alla regia di Gabriele De Conto, grazie alle riprese di Massimiliano Ceccardi. La grande stanza Obeia torna su canale 14 di Tele Romagna mercoledì prossimo, sempre alle 22, tvbologna.it. Il portale dove trovate la puntata, e poi vi ricordo on demand quando volete sul canale YouTube TV Bologna. Grazie davvero a tutti, grazie, un saluto grazie dall'alba e di questa bella giornata di lavoro.